Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Sala Barile, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4 a Firenze, sede del Consiglio regionale, 28 giugno 2022, seduta appena conclusa, dunque con le riprese del nostro fido operatore Marcello Sani andiamo a vedere quelli che sono gli argomenti, come di consueto due, che abbiamo selezionato per la rubrica di oggi. Vediamo gli argomenti. Le riprese di Marcello Sani ci inquadrano esattamente al centro della sala Gonfalone in Palazzo del Pegaso a Firenze in via Cavour 4. Perché siamo qua? Perché oggi il Consiglio regionale della Toscana ha conferito una speciale targa, la vediamo inquadrata dal nostro operatore, all'Aquila Montevarchi 1902 per i suoi 120 anni di vita. Dunque una semplice targa con delle parole semplici tutto sommato, ma che racchiude al suo interno ben 120 anni di gloriosa storia. Andiamo a vedere. Oggi siamo qui a dare un riconoscimento alla società più antica dello sport toscano, Aquila Montevarchi, nata 120 anni fa. Pensate alla lunga storia, una storia fatta di attaccamento al proprio territorio, di investimento su tante ragazze e su tanti ragazzi che si possono impegnare e possono tentare di dare il contributo al proprio territorio. Insomma, un momento importante, ringrazio il vicepresidente Casucci per aver voluto questo riconoscimento. Oggi qui è un giorno di festa e sono contento di poterlo festeggiare insieme alle altre autorità e insieme alla società Aquila Montevarchi. È un riconoscimento importante perché sappiamo il valore della nostra Aquila Montevarchi, che è la società più antica della Toscana, e tra l'altro quest'anno ha un valore ancora doppio perché ha coinciso con il nostro primo anno della nostra gestione nel ritorno nella Lega Pro. In più ci siamo salvati, quindi noi faremo la terza categoria professionistica anche il prossimo anno, e per noi è un onore essere qui, è un onore partecipare a questo campionato e ringraziamo per questo riconoscimento. Intanto ringrazio il Presidente Mazzeo e naturalmente il Vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e il Consigliere Gabriele Veneri, che sono rappresentanti del territorio e che hanno candidato questa proposta appunto di riconoscimento alla società Aquila Calcio, che naturalmente è un orgoglio per la nostra città, ma è un orgoglio anche per tutta la regione, perché è la società sportiva appunto calcistica più antica della nostra regione e una delle più antiche d'Italia. Quindi una storia che va avanti da tanti anni ma che continua a mietere successo e soddisfazioni, quindi siamo qui ad un riconoscimento non solo per la storia di questa società ma anche per i successi che è riuscita a raggiungere, l'ultimo quello nel 2021, è riuscita a tornare nella Lega Pro in Serie C, che è stato un segno di rinascita e di ripartenza non solo per il mondo del calcio montevarchino ma naturalmente per tutta la città dopo due anni particolarmente difficili. E voglio fare i ringraziamenti alla società che negli ultimi anni appunto sta investendo e sta credendo in maniera ferma e lungimirante sullo sviluppo di questa società sportiva, perché ha investito sui giovani e in maniera attenta, razionale ma anche con progettualità ambiziose è riuscita negli anni a costruire una squadra che è la più giovane tra l'altro del campionato e che si è affermata fin nel primo anno con un grande risultato, perché insomma il primo anno è sicuramente quello più complesso. Quindi li ringrazio e naturalmente l'amministrazione non può che applaudire per il loro lavoro, non può che applaudire e sostenere concretamente, come ha fatto in questi anni, una società sportiva che è un punto d'orgoglio per tutta la città. Sì, significative, che rappresentano quello che è il vero valore dello sport. Oggi viene dato un riconoscimento dalla Regione Toscana alla squadra Aquila di Montevarchi, che compie quest'anno 120 anni ininterrotti, la società calcistica più antica e più longeva della Regione Toscana, 120 anni nel territorio, vicini alla gente e con un grande ruolo sociale, quello di unire un'intera comunità sotto i colori rosso e blu e sotto la bandiera dell'Aquila Calcio. Grande, grande impegno da parte dell'amministrazione comunale, che ha investito energie e denari per rifare lo stadio, e quindi una comunità vicina e sicuramente un grande senso di appartenenza che questo riconoscimento saprà esaltare.
sì, nella stagione scorsa l'Aquila Montevarchi si è salvata, è rimasta nel calcio professionistico ed è ovviamente un simbolo per la città di Montevarchi perché è il club più antico di tutta la Toscana. L'Aquila Calcio rappresenta non soltanto appunto una squadra di calcio, ma rappresenta una sorta di identità proprio per la città appunto di Montevarchi. I nostri concittadini si rivedono in questa squadra, si rivedono nella passione che i tifosi rossoblu hanno per la propria città e per la propria squadra. E quindi è una mattinata storica questa perché il Consiglio regionale della Toscana, la regione, riconosce la longevità della nostra squadra di calcio. Quindi riconosce il valore sociale, il valore sportivo, il valore anche identitario dell'Aquila Calcio. Siamo molto contenti come Comune di Montevarchi di questa iniziativa, di questa celebrazione. Voglio ringraziare appunto anche il consigliere Veneri, tutto il consiglio regionale e la società ovviamente di Montevarchi, Montevarchi Calcio, per aver dato questa opportunità a tutta la città di avere un riconoscimento qui in Regione Toscana. 120 anni di storia per dire che siamo qui a celebrare la gloria sportiva, il patrimonio, il prestigio che ha l'Aquila Montevarchi nella nostra provincia di Arezzo, in Toscana, direi anche in Italia perché di fatto è una delle squadre più antiche d'Italia. I colori sono quelli rosso-blu dal 1926, una storia che ha visto finalmente tornare in Serie C l'Aquila Montevarchi e rimanerci, quindi dare una continuità a quello che sarà i prossimi anni. Per noi è importante in provincia avere squadre così importanti a categorie come la Serie C e speriamo sempre meglio perché fa parte appunto, è un patrimonio. Bisognerebbe considerare anche lo sport come uno dei fattori di sviluppo della provincia, questo lo dico per tutte le squadre della nostra provincia. Cerchiamo di investire e di essere anche vicini e presenti come persone delle istituzioni a queste squadre di calcio e dello sport in genere. A margine dell'ultimo consiglio regionale della Toscana, in pieno svolgimento in questo momento, tra l'altro abbiamo cambiato location, oggi siamo con le riprese di Marcello Sane nella sala della bandiera di Curtatone che poi vedremo inquadrata. Vi dicevo, il presidente della regione Giani è intervenuto in conferenza stampa per illustrare alle varie testate lo stato dell'arte della realizzazione della terza corsia della A11 da Firenze a Prato Pistoia, un'opera monumentale di 27,4 chilometri dalla costa di svariati miliardi di euro, il cui avvio è previsto per il prossimo 1° settembre. Questo è il risultato del vertice appunto svoltosi questa mattina in Piazza Duomo, sede della Giunta regionale della Toscana, tra la stessa regione, quindi Giani presente, e Autostrade. Vediamo. La sala Pegaso della regione toscana di Piazza Duomo 10 è stata al centro di una bella conferenza, quindi incontro con ASPI, con la società Autostrade guidata dal suo amministratore delegato Tommasi, e la regione toscana con la presenza dei comuni più significativi della regione, a partire dal comune di Firenze con il sindaco Nardella. È importante che dopo questa occasione noi abbiamo raggiunto l'intesa perché partano i lavori di quello che è il nodo fiorentino e lo sviluppo nella terza corsia fra Firenze, Prato e Pistoia. Sarà in questi giorni che iniziano i lavori preliminari, probabilmente fisseremo per i primi giorni di settembre la fatidica posa della prima pietra, ma questo comporterà la fluidificazione del nodo di Peretola, dove quante volte si creano le file perché il semaforo davanti all'aeroporto genera ritardi pazzeschi e addossamento di auto prima di entrare in autostrada. Sarà fatto con un sottopasso e con i cosiddetti fiocchi di fluidificazione, ovvero con delle circolari che consentiranno di rendere più agevole l'uscita e l'ingresso a Firenze. Ma è solo il primo lavoro perché pavimenta la società che appunto è controllata dalla società Autostrade, quindi non c'è questione di appalti, si lavora direttamente attraverso la propria società controllata, allarghi step per step, come abbiamo chiesto, voluto, rivendicato
come enti pubblici territoriali lo spazio dell'autostrada a una terza corsia, prima fino al primo casello, poi fino a Prato e poi a Prato Ovest e quindi Pistoia. Sarà una capacità di collegamento e di fluidificazione di grande portata a partire dal nodo di Peretola a continuare sull'area Firenze-Prato-Pistoia che è la più densamente abitata. Naturalmente accanto a questo una serie di interventi, la società Autostrade che si propone a supporto, poi di ANAS per il passaggio a Prato dalla declassata a una strada a quattro corsie che possa fluidificare quello che è una circolazione che è sempre in sofferenza nella città laniera, continuare con l'intervento che può dal primo casello della Toscana, ovvero Firenzuola, portare agevolmente alla Valle del Santerno, il cui capoluogo è proprio la città di Firenzuola, e poi tutta una serie di interventi, penso al collegamento diretto fra la viabilità ordinaria e la realtà autostradale a Scandicci, senza bisogno di passare dentro la Fipili, dove questo passaggio, anche solo per 500 metri, condiziona moltissimo il traffico di entrata verso Firenze. È un intervento, quello che Società Autostrada realizzerà, che complessivamente porta 6 miliardi e 4 sul territorio toscano nei prossimi 10 anni. E io spero che presto Società Autostrade possa accedere anche le concessioni e le convenzioni ad ANAS, perché la Tirrenica, nei suoi elementi diciamo di maggiore strozzatura, in particolare nell'8-4 e nell'8-5, quello da Grosseto a Fonteblanda e l'altro da Fonteblanda al confine toscano a Capalbio, possano dare al nostro sistema stradale e autostradale quelle caratteristiche di modernizzazione che si richiedono. Come del resto è per me un vanto in questa legislatura il fatto di aver visto realizzare quella realtà, quel bypass da Barberino a Calenzano che in tre corsie garantisce la massima sicurezza e garantisce anche quella fluidità di circolazione che prima veniva messa in discussione. Mentre in pieno corso di svolgimento il Consiglio regionale della Toscana, il Presidente regionale Gianni è intervenuto in sala stampa per fare il punto della situazione su questa nuova impennata dei casi Covid, letalità bassa, comunque i casi sono passati in 4 settimane grazie ad Omicron 5, l'ultima variante della Covid-19, da 1000 casi giornalieri ai 6000 di oggi. Dunque sentiamo Gianni e che cosa ha detto in conferenza stampa su questa nuova recrudescenza della pandemia. Ma noi sappiamo, siamo consapevoli che il Covid si è presentato ormai da 2 anni in 7 ondate. Questa è la 7ª ondata e ha questa caratteristica il Covid di essere regolare nella crescita e nella decrescita. Vi sono settimane di crescita, vi è poi il periodo della decrescita. Noi siamo usciti da 12 settimane di decrescita che avevano portato i contagi a circa 1000 il giorno. Ora siamo nella 4ª settimana di crescita. Da 1000 il giorno, in questa 4ª settimana di crescita, riscontriamo oggi più di 6000 contagiati. Omicron 5, quello che oggi è il virus che si caratterizza, non è certo il primo Covid-19. Allora, ricordo, era all'inizio del novembre del 2020, a fronte di 16.000 contagi a settimana, io da poco Presidente della Regione mi trovavo davanti la problematicità di vedere 70-80 morti il giorno. Oggi i contagi sono 6.000, nella settimana che abbiamo appena trascorso non 16.000 ma 25.000 contagi, ma contemporaneamente sono 1 o 2 i morti al giorno. Questo significa che il Covid non è più quell'elemento letale che faceva preoccupare tutti al solo sapere di risultare positivi. Oggi ci si è a casa, anche se non è una semplice influenza, perché se non viene gestita bene può mantenere delle ripercussioni anche per dopo alle vie respiratorie o con altri elementi che poi meglio la scienza riuscirà a dare. Quindi siamo consapevoli che non ha la pericolosità che poteva avere nel suo emergere 2 anni fa,
ma deve essere seguito, gestito e quindi il più possibile, comunque è una scelta individuale, l'uso della mascherina, soprattutto laddove vi sono grandi addensamenti di persone, e poi la capacità di essere subito presenti con il tampone, perché poi di fronte al medico curante si può subito sottoporci a quelle cure che possono limitare al massimo gli effetti del Covid. Regione Toscana, il Consiglio regionale.